Mi sto dirigendo verso la Cala del Leone. Sono in cima a Castel Sonnino, in poche parole. Via, è la spiaggia sotto Castel Sonnino. Ho cominciato ora, scenderò piano piano, interrompo un attimo, però. L'accesso non è dei più agevoli, eh. Come vedete ci sono dei ripiani in legno, decisamente consumati, però è un paradiso. Era da qualche anno che io mi ripromettevo di arrivare fino in fondo alla cala, che è esattamente proprio sotto al Castel Sonnino. Il Castel Sonnino è a perpendicolo proprio sopra questa cala meravigliosa. L'estate è piena di gente, io sinceramente con i pieni di gente non vado poi molto d'accordo, come si dice, e quindi ho aspettato un momento forse certamente più favorevole che quelle che sono le mie, passatemi, ambizioni. Sono ultimamente in momento critico, di molte cose, non ultime la salute. Con molta circospezione, saranno 20 anni che io non vengo qua, e ammetto che quando venni qua non c'erano questi bellissimi sentieri predisposti per i visitanti, per i turisti. È forse più bello, più ambito e tra i più conosciuti, ma indubbiamente molto faticoso e molto anche rischioso. Per cui ora interrompo un attimo, faccio pausa, non interrompo, pausa. Ho ripreso, sarà un po' mosso, d'altra parte sto scendendo, ripeto, e quindi volevo semplicemente documentare ai moltissimi amici miei di YouTube, di Facebook, eccetera, la bellezza di certi angoli reconditi, non sconosciuti, ma difficili a recuperare fino in fondo. Guardate qua. Mi domando che è quel ciclope che ha provveduto a fare questa scalinata. Sono convinto che nella risalita durerò meno fatica di quello che sto usando e sto adoperando ora, perché ho sulla mano destra, sulla mano sinistra ho lo smartphone, ho un paio di racchette ma con una mano sola non servono, per cui vado fino in fondo. Io qua sono a un bivio, non mi ricordo quale dei due. Ah, ho capito. Il bivio è perché da questa parte c'è la panoramica immediata sotto a perpendicolo e ci vado semplicemente per realizzare un momento qualche visione, qualche veduta anche da questa prospettiva qua. Guardate qua. Amici cari, qua è il paradiso. E non ci viene quasi mai nessuno perché, ripeto, poi c'è da risalire. Sono esattamente sotto, ecco qua, Castel Sonnino. Castel Sonnino è famosissimo, era un ministro nei primi del Novecento di quella che era l'Italia, Sidney Sonnino. È uno dei soggetti più fotografati, più ripresi e più parlati. Guardate comunque che bellezza per permettere. Sono arrivato già fin qui. Andrò ancora un po' più avanti, ma quello che a me interessava è già più che sufficiente per quello che ho fatto. Le riprese. Amici, chi le vedrà dovrà pensare che non sarà facile che qualcuno possa ripeterle, perché è una cosa veramente, tra l'altro è molto ripiattata. Cioè, bisogna questi sentierini, eccetera, soltanto ai lati della ferrovia che scorre parallela all'Aurelia, per capirci. Ora interrompo e eventualmente, se servirà, farò un altro video molto più corto. Stop.